Ancora una volta grande festa a Pieve di Cento. Venerdì scorso l'arcivescovo ha presieduto una messa nella solennità di San Giuseppe, il patrono della parrocchia, nel contesto delle celebrazioni dei Venerdì del Crocifisso, un'antica tradizione molto sentita a Pieve e nei paesi vicini. La liturgia, celebrata secondo le norme di sicurezza sanitarie, ha visto anche la partecipazione delle autorità locali. Facendo quello che va oltre la giustizia e l'amore, e che in realtà è quello che lo rende davvero padre, forse per certi versi doppiamente padre, proprio perché è padre per amore. In questo momento la gente ha paura, ha tanta paura, e quindi sta chiusa in casa. Solo una piccola percentuale di persone hanno il coraggio di uscire, di venire, di partecipare alle funzioni. Anche se abbiamo i distanziamenti che rendono sicura la partecipazione, la paura permane. I che partecipano sono molto contenti e partecipano con grande fede. È una partecipazione difficile e limitata, ma noi speriamo che il patrono San Giuseppe ci aiuti a superare questo momento delicato e quindi ridare fiducia e speranza a tutte le famiglie. Durante la celebrazione c'è stata anche la candidatura al diaconato permanente del parrocchiano Giuseppe Taddia, capo scout che da anni esercita già il ministero del lettorato. Il suo servizio sarà ora rivolto anche a tutta la zona pastorale. E infine c'è stato anche il tempo per l'inaugurazione del nuovo organo, ultimo tassello della ricostruzione della chiesa dopo la devastazione del terremoto del 2012. Con il terremoto del 2012 l'organo che era posto nell'abside della chiesa è crollato e quindi l'abbiamo sostituito con un organo nuovo grazie a una donazione di Walter Accorsi, un parrocchiano che faceva parte della Compagnia del Santissimo, un bravo devoto che ha lasciato il suo patrimonio alla parrocchia e con la richiesta di realizzare un organo, e l'abbiamo realizzato, e questa sera ci sarà la benedizione di questo strumento, un'opera d'arte davvero eccezionale fatto dalla ditta Zanin di Udine. È un organo con 2000 canne, un'opera d'arte eccezionale nei tempi in cui ci troviamo a vivere, ma è un atto di speranza e di fiducia di tornare a celebrare la liturgia con grande solennità, perché o è celebrata così oppure non è neanche liturgia degna di onorare il nostro Salvatore.